cadavere rinvenuto nel lago Osuna, l'ipotesi più accreditata è che Riccardo Lomazzi abbia compiuto un gesto estremo. Viabilità sicura ad Arona, entro metà settembre al via i lavori che porteranno alla creazione della rotonda di Via Veneto. Il caldo estivo alle ore contate, con Meteo Live vi ci ho i numeri della bella stagione che stiamo per salutare. Ad Admo Cusio Verbano il francobollo d'oro 2015, la consegna oggi da parte dei vertici del circolo filatelico di Omegna. Nell'edizione 2015 della Sgamelà, vittoria di Ennio Frassetti in campo maschile e di Cristina Masserenti tra le donne. Ricomincia Dilettanti per dire, ospiti Alessandro Barantani, portiere dello Stresa, e Marco Mellano, tecnico del Santiago. E bentrovati dalla redazione di Vicio Notizie. La cronaca dunque ad aprire il nostro telegiornale. Un cadavere è stato rinvenuto nella mattinata di oggi nello Specchio, d'acqua antistante Suna. A segnalarlo un camionista in transito lungo la statale. Il ragazzo ripescato nelle acque del lago è Riccardo Lomazzi. L'ipotesi più accreditata al momento è quella di un suicidio. Sembra che sia un gesto estremo l'ipotesi più accreditata per la morte di Riccardo Lomazzi, 24 anni, studente di Verbania. Il suo corpo è stato visto galleggiare sulla superficie del lago davanti alla spiaggia del bel sito a Suna questa mattina da un camionista che ha subito chiamato i soccorsi. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco del comando provinciale. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. A insospettire da subito i carabinieri è stato un foro che spiccava sul petto del ragazzo che indossava jeans e maglietta. La moto del giovane, parcheggiata al lato della statale del Lago Maggiore, era già stata notata lì ieri sera. Sulla spiaggia i carabinieri hanno trovato numerosi frammenti di materiale, legno, ferro, fili, bulloni e parti di petardi e fuochi d'artificio. Insieme alla PM Laura Carrera, che è arrivata sul posto, i militari del nucleo investigativo del capitano Giovanni Della Sala e del nucleo operativo radiomobile del tenente Cristian Tapparo hanno cercato di ricostruire l'origine di quel materiale. Sembra che il ragazzo si sia fabbricato un ordigno molto complesso che si è posizionato sul petto con un'imbragatura e poi ha fatto detonare con un pulsante. Nessuno si è accorto di nulla. Su Facebook l'ultimo messaggio alle 23:50 è comparso un post: tanti cari saluti. Mercoledì mattina all'obitorio dell'ospedale Castelli sarà eseguita l'autopsia che probabilmente scioglierà tutti i dubbi. Il giovane frequentava l'università, sconosciuti i motivi che hanno condotto al gesto estremo, forse una delusione sentimentale. La famiglia è molto conosciuta. La mamma è insegnante alle elementari di Suna, il papà ha lavorato nel campo dell'elettronica ed è inventore. Riccardo lascia anche una sorella. I carabinieri della stazione di Villa d'Ossola hanno denunciato a piede libero un 53enne residente in città per porto ingiustificato di coltello in luogo pubblico. I militari ieri sera erano intervenuti al villaggio Sisma per una lite scoppiata nella zona di un bar e lo hanno fermato poco distante. L'uomo aveva nascosto addosso un coltello a serramanico con una lama di 20 cm che gli è stato sequestrato. Ed ora la pagina amministrativa. Entro metà settembre al via i lavori di realizzazione della rotonda di Via Veneto ad Arona. Stanno per iniziare i lavori alla rotonda di Corso Vittorio Veneto qui ad Arona, è un'opera molto importante. Questo è un lavoro che si colloca nel più ampio progetto che si chiama Arona Sicura, quindi noi rifaremo tutti i passaggi pedonali di Viale Baracca e di Via Vittorio Veneto, cioè dove ci sono stati degli incidenti mortali, e quindi è un progetto di sicurezza. In più c'è questa rotonda che è attesa da una ventina d'anni, togliamo quindi tutti i semafori. Di questo lavoro siamo molto orgogliosi perché il 50% viene un contributo a fondo perduto della regione, perché abbiamo vinto questo bando per cui abbiamo raggiunto il massimo del finanziamento regionale. È un'opera molto complessa. Sì, assolutamente, è un'opera molto complessa, è un'opera perché è l'entrata della città, quindi noi vogliamo anche riqualificare l'entrata in modo che che chi arriva come dall'altra parte in Viale Baracca percepisca all'istante che sta entrando in Arona, per me nella città più bella del Lago Maggiore. Ecco, è un'opera che riguarda una rotonda in una serie di lavori che questa amministrazione ha dedicato proprio alle rotonde qui in città. Sì, noi questa praticamente è la settima rotonda, abbiamo abolito un po' tutti i semafori andando incontro a quello che è un progetto di sicurezza, di viabilità. Abbiamo anche, diciamo, raggiunto un accordo con la Laica
per poter fare un allargamento dell'incrocio, e quindi verrà abbattuta una vecchia casa che avrebbe abbattuto successivamente. Quindi io ringrazio anche l'amministratore delegato della Laica perché ha permesso di realizzare una rotonda anche molto più ampia. Vogliamo anche sottolineare l'iter dei lavori, la durata eccetera? Sì, inizieremo praticamente intorno al 15 settembre, quindi tra una quindicina di giorni. E dovrebbe, diciamo, prima di Natale dovremmo avere finito. Arrivederci estate, ultimi giorni di caldo, da metà settimana si cambia registro. Intanto con Meteolive VCO i numeri di quest'estate che stiamo per salutare e che per molti aspetti è stata da record. Ultimo scorcio d'estate, quello di questi giorni. Da metà settimana si cambia registro con l'anticiclone delle Azzorre nel nord Atlantico che porterà aria più fredda di origine artica verso l'Europa centro-meridionale. La conseguenza è un deciso calo delle temperature e piogge. Saluteremo così una stagione che per molti aspetti si è confermata da record. Il bilancio con l'aiuto dei numeri di Meteolive VCO di Luca Sergio. Subito uno sguardo alle massime, battuti i record di temperatura a Gravellona, Toce, Ornava dal 2013, giornata rovente quella del 21 luglio con la colonnina di mercurio che nelle due località ha sfiorato i 35 gradi. A Domodossola la giornata più calda è stata quella del 7 agosto con quasi 34 gradi rilevati nella stazione di Torre Mattarella contro i 38,9 registrati in località Nosere e i quasi 38 all'istituto Rosmini. Al ghiacciaio del Belvedere a quasi 2000 metri di altitudine i primi di luglio per due giorni superati i 24 gradi. Dal 2003 era successo solo una volta, 100 metri più in alto al rifugio Zamboni. Il dato sulle temperature medie delle massime indica lo stesso valore per Arona e Ornavasso, 28,46 gradi. Sulla media delle minime invece la differenza tra le due cittadine la fa la vicinanza con il lago che mitiga le temperature notturne non permettendo all'aria di raffreddarsi a contatto con il terreno più freddo, spiega Luca Sergio. Così a Ornavasso il termometro è sceso fino a 17,76, ad Arona non sotto i 23,63 gradi. L'estate 2015 è stata piuttosto avida di piogge, con precipitazioni al di sotto delle medie di circa 80 mm. Ornavasso si conferma la località più piovosa di quelle monitorate, essendo più vicina al primo grande sbarramento alpino, dove l'innalzamento delle correnti umide sud-occidentali è maggiore. Segue Arona, che sfrutta bene i temporali nelle alte pianure piemontesi, con direttrice ovest-sud-ovest ed est-nord-est. Intanto l'ultimo fine settimana di agosto ci ha salutati con la superluna. Prossimi appuntamenti il 28 di settembre e il 27 di ottobre. E cambiamo argomento, sono davvero incoraggianti i numeri di gestione presentati nei giorni scorsi dal GAL a Ghiemonti rispetto all'attività svolta nell'ultimo quinquennio. Il 18 settembre a Domodossola un convegno per illustrare quanto fatto e per programmare il futuro. Si intitola Un ponte di opportunità, il convegno che il GAL, il gruppo Azione Locale Laghi e Monti del VCO, organizza per il 18 settembre a Domodossola per presentare quanto fatto nel corso della programmazione LEADER 2007-2013, progetti che hanno permesso di innescare processi di sviluppo locale in sinergia tra le organizzazioni pubbliche e quelle private. Il GAL ha completato il programma previsto dal piano di sviluppo locale grazie ad una dotazione finanziaria di 4 milioni e mezzo di euro, ha generato investimenti per un totale di 7 milioni. Interventi ripartiti tra aziende agricole, piccole imprese, enti pubblici, tra cui comuni e CIS, il tutto finalizzato a migliorare l'aspetto aziendale e a permettere l'introduzione di nuovi sistemi produttivi. Il convegno servirà appunto ad illustrare i risultati raggiunti, sarà possibile anche un dibattito aperto per raccogliere proposte per la prossima programmazione. Appuntamento quindi venerdì 18 al Teatro Galletti dalle 9.15 in poi. Si tratta di presentare una pubblicazione conclusiva dove tutti potranno vedere il lavoro che è stato svolto. Naturalmente una pubblicazione importante di cui noi siamo anche fieri perché partendo da un budget di circa 4 milioni di contributi siamo riusciti comunque ad arrivare ad un investimento ottimale sul nostro territorio di più di 7 milioni di euro. Per cui si è partiti da una popolazione beneficiaria di 55 mila abitanti e per la nuova programmazione
comunitaria si pensa di arrivare ai 100.000 abitanti con il coinvolgimento di tutto il territorio del Verbano Cusio-Ossola, per cui naturalmente un grande traguardo, e un ringraziamento particolare va naturalmente a tutti i soci del GALE, ai consiglieri che hanno lavorato in questi anni in maniera produttiva, e soprattutto nella speranza che con la nuova programmazione 2014-2020 si possano ottenere dei risultati altrettanto fruttuosi. A Domenia questa mattina la cerimonia di consegna del francobollo d'oro, appuntamento annuale che segna la fine dei festeggiamenti di San Vito. Da 25 anni il Circolo Filatelico e Numismatico di Omegna premia enti, associazioni, persone singole che si sono distinte nelle attività sociali a favore della comunità. E tantissime le persone che sono state premiate quest'anno, il francobollo d'oro, perché questo è il riconoscimento che viene dato, è andato all'ADMO Cusio Verbano. L'ADMO per la segnalazione che è stata fatta alla commissione che è preposta a questo compito, cioè si nomina un presidente che nel caso è Valentino Valentini, riunisce la commissione valuta le proposte, e devo dire la verità che in questo caso non c'è stato poco da valutare, perché la cosa all'unanimità è stata decisa, e segnalata e decisa, insomma. Pare che sia stata una delle commissioni più veloci in assoluto, pochi minuti. Infatti. È la prima volta, Presidente Bussoli, che se non vado errato l'associazione ha un riconoscimento e anche così importante. Sì. Sì, è la prima volta, noi siamo molto contenti, ringraziamo il Circolo Numismatico Filatelico di Omegna e la commissione per aver scelto ADMO. Noi cerchiamo comunque, indipendentemente da eventuali premi, riconoscimenti che fanno piacere, però a noi quello che fa più piacere è riuscire a trovare delle persone che in caso di necessità sono in grado di dare il proprio midollo e quindi salvare una vita. Qui a Omegna abbiamo molti esempi di persone che hanno donato il midollo e altrettanti, forse ancora di più, di quelli che hanno ricevuto il midollo. Noi in fondo non facciamo niente di eccezionale, cerchiamo di coinvolgere le persone, soprattutto i giovani tra i 18 e i 35 anni, di pensare che forse con un piccolo gesto di solidarietà, con un piccolo impegno, perché poi si tratta di fare un prelievo del sangue o un prelievo della saliva per valutare il DNA, è possibile poi donare il midollo. Il francobollo d'oro si inseriva nell'ambito dei festeggiamenti di San Vito. Uno dei momenti clou della festa è il Festival dei Fuochi d'Artificio. Ieri sera il gran finale, come sempre attesissimo. Record di presenze, maggiori rispetto all'anno passato, e pubblico anche sul lago, a bordo di un centinaio di imbarcazioni. Gran finale ieri per il Festival dei Fuochi d'Artificio, con l'ultima delle tre serate pirotecniche di San Vito a Domenia. Un ritmo scoppiettante e incalzante ha accompagnato i 25 minuti di spettacolo, dal titolo Disco Fireworks, con musica a cura di Radio Spazio 3. Record di presenze con migliaia di persone. Tanti hanno raggiunto il capoluogo cusiano già nel primo pomeriggio per accaparrarsi i posti con la visuale migliore. È stata una chiusura coinvolgente, in grande stile, molto apprezzata dal pubblico. Tutti con il naso all'insù per ammirare il cielo stellato illuminato a giorno da migliaia di scintille colorate. In molti hanno scelto di ammirare lo show dal lago. Sono state contate oltre 100 imbarcazioni. Quello omegnese resta uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, sia per la qualità degli spettacoli offerti, sia per la suggestiva location naturale. Difficile fare un calcolo delle presenze che hanno superato quelle degli anni passati. Il cielo sereno e la serata tiepida hanno favorito il buon esito della manifestazione. La navigazione Lago d'Orta ha organizzato per l'occasione la crociera in partenza da Pella, passando per Orta e Pettenasco, che riscuote ogni anno il tutto esaurito. Dopo lo spettacolo piromusicale sono continuati i festeggiamenti della 112esima edizione di San Vito. Mercatini, musica e tanto divertimento per la festa patronale per eccellenza, che chiude i battenti questa sera dopo 10 giorni di eventi.
Ed ora la musica a Stresa Festival, da domani i concerti tutti i giorni fino al gran finale di sabato, quando tornerà sul palco il maestro Noseda con orchestra e coro della Regio di Torino. Lo scorso sabato intanto al Palazzo dei Congressi protagonisti Wiener Symphoniker. Grande concerto, quello andato in scena sabato sera nell'ambito dello Stresa Festival al Palazzo dei Congressi, i Wiener Symphoniker, diretti dallo svizzero Philip Jordan insieme con il violoncellista danese Nikolai Schneider. All'ombra di Beethoven, il titolo del concerto per raccontare l'Ottocento austro-tedesco dominato dal mito del maestro di Bonn. Un'autentica venerazione aveva per lui Schubert e così Brahms. In programma concerto per violino e orchestra di Brahms e Sinfonia numero 9, la grande di Schubert. Nell'opera di Brahms il modello beethoveniano è palese fin dalla tonalità. Gli eroici furori delle prime battute però si stemperano presto in un'atmosfera di purissimo lirismo. Nella nona sinfonia schubertiana, ascoltando i corni in apertura del primo movimento o il tema assertivo del movimento finale, l'appellativo La Grande si rivela quanto mai appropriato, però nello stampo eroico beethoveniano Schubert immette una materia sfuggente e velata d'ombra. Lo Stresa Festival prosegue tutte le sere fino al 5 settembre. Domani alle 20:30 nel Salone degli Arazzi dell'Isola Bella il primo dei due concerti del ciclo Beethoven con il violoncellista Mario Brunello e il pianista Andrea Lucchesini. Si continua giovedì, stesso luogo, stessa ora. Mercoledì alle 20 si torna al Palazzo dei Congressi con Accademia Bizantina, il maestro Ottavio D'Antone direttore al cembalo e i sei concerti brandeburghesi di Bach. Venerdì alle 20 alla Rocca di Angera, violini conversanti con il duo Gabriele Pierannunzi e Marco Rizzi. La chiusura di sabato 5 settembre vedrà alle 20 al Palacongressi orchestra e coro del Teatro Regio di Torino con il violino solista di Roman Simovic e il mezzo soprano Anna Maria Chiuri, diretti da Gian Andrea Noseda. In programma, oltre alla Sinfonia numero 9 di Sostakovich, il concerto numero 1 per violino e la cantata Alexander Nevsky di Prokofiev. Durante l'esecuzione di quest'ultima verranno proiettati estratti dell'omonimo film di Sergei Eisenstein. Numeri record invece hanno caratterizzato l'edizione 2015 della traversata Angera-Arona. Doveva essere record e così è stato. In una splendida giornata di sole non ha tradito infatti le aspettative la 22esima edizione della traversata Angera-Arona, una manifestazione che si conferma così tra le più importanti in assoluto e che ormai ha assunto una valenza di carattere internazionale. Erano complessivamente 927 gli iscritti in Piazza del Popolo, di cui 777 nella prova non competitiva e tra loro anche un atleta eccellente, il sindaco della città del San Carlone Alberto Gusmeroli. 150 invece partecipanti nella gara agonistica. A vincere la competitiva è stato il bergamasco Pierandrea Titta, 17enne, con il tempo totale di 25 minuti e 50 secondi. Al secondo posto Andrea Pucci, terzo è giunto Daniele Sabia. In campo femminile ancora un'affermazione per la 21enne torinese Erika Audasso, con il tempo totale di 29 minuti e 39 secondi. Seconda piazza per la lecchese Jael Fusato e gradino basso del podio d'appannaggio della novarese Alessia Damnotti. Grande entusiasmo da parte del presidente della Proloco, Alberto Tampieri. Siamo andati ben oltre le più rose aspettative. L'ambizione ora è di arrivare a 1000 partecipanti entro la 25esima edizione. Devo fare i complimenti davvero a tutti. Il servizio in acqua è stato a dir poco perfetto, soprattutto in fatto di sicurezza. È sempre comunque una festa, ha concluso. In Italia a questi livelli nessuno è mai arrivato così lontano. Ieri c'era anche una ragazza down che ha nuotato in acque libere e vederla uscire dall'acqua con il sorriso sulle labbra è stata una gioia immensa per tutti i presenti. La manifestazione fa parte del circuito mobile dei laghi, complessivo di 12 traversate, chi ne fa 8 viene insignito. Organizzazione dunque perfetta da parte della Proloco Arona in collaborazione con Blu Radio. Nella pagina sportiva esordio con il podismo e con l'edizione 2015 della Sgamelà di Vigezzo, che non ha tradito le attese. Una calda giornata di sole, tipicamente estiva, ha fatto la cornice alla 42esima edizione della Sgamelà di Vigezzo. 504 in tutto gli atleti al via del giro classico della rinomata camminata lungo i paesi della Valle dei Pittori, con i corridori che hanno dovuto affrontare un totale di 24 km e un dislivello di 400 metri in salita.
Da quest'anno la Sgamelà è diventata anche itinerante, prevedendo di volta in volta un paese diverso per la partenza e l'arrivo. Il debutto è spettato a Druogno. Altra importante novità, una staffetta a tre corridori che ha affiancato il giro classico e il mini giro di 5 km. Ennio Frassetti, vincitore della 42esima edizione della Sgamelà di Vigezzo, questa volta per il primo anno con partenza arrivo a Druogno, come hai trovato questo percorso nuovo? Ma è una gara che mi è sempre piaciuta, cambia la partenza, però secondo me è una gara bellissima, il paesaggio è spettacolare, il giro dei comuni è sempre bello, mi è piaciuta anche quest'anno, leggermente più corta con la partenza qui da Druogno, però bella, bellissima. Dove hai capito che potevi farcela? Ah, diciamo nello strappetto di Villette, lì sul tecnico, visto che ho preso quel minuto di vantaggio, ho amministrato da re a venire in fuori, non ho forzato troppo, ho visto che correvo regolare, sono arrivato all'arrivo abbastanza bene. Cristina Massarenti, una vittoria per te alla Sgamelà edizione 2015, come hai trovato questa gara? Molto bella, è la prima volta che la faccio, mi piace molto come percorso. Qual è la parte che hai trovato più interessante? Il primo pezzo, la prima metà è più bella, il secondo poi anche il caldo era un po' faticosa, è stata più dura. Ci tornerai? Sicuramente sì, se posso sì. Una manifestazione di successo? Io credo di sì, anche questa volta ce l'abbiamo fatta e abbiamo dimostrato che anche, voglio dire, questa bellissima donna che aveva ormai 41 anni ha deciso appunto di rifarsi un attimino quello che è il look partendo da Druogno, e devo dire che si è veramente rimessa a nuovo. Druogno ha risposto bene, l'anno prossimo si sa già quale sarà il paese che ospiterà la partenza d'arrivo? Certo, comune di Tocino. Ed ora i contenuti della puntata di Dilettanti per Dire, che torna questa sera alle 20.35 e sarà riproposta martedì alle 13 e alle 17. Ospiti Barantani, portiere dello Stresa, e Mellano, tecnico del Santià. Prima puntata della stagione calcistica di Dilettanti per Dire, insieme a noi nei nostri studi, uno dei protagonisti della domenica dell'esordio nel campionato di eccellenza, tra l'altro storico per lo Stresa, che lo ha bagnato con una vittoria nel derby 2-1 alla Curotti contro la Juvedomo, Alessandro Barantani. Ciao Alessandro. Buonasera a tutti. Ve l'aspettavate, la sognavate una domenica del genere? Sì, ce la sognavamo e infatti abbiamo vinto. Tra l'altro con te protagonista al 93esimo vedremo le immagini di due interventi davvero prodigiosi. Un po' meno contento Marco Mellano. Ciao Marco. Buonasera a tutti. Sconfitta contro lo Charvesso, che è un po' la tua bestia nera, possiamo dirlo? No, non puoi dirlo perché non è vero, ma comunque... Beh, negli ultimi due anni? Negli ultimi due anni puoi anche dirlo. Che ruolo avrà il tuo Santià? Non lo so, spero che arrivi più in alto possibile, poi in questo momento qua siamo ancora a un mezzo cantiere e dunque aspettiamo di essere al completo per dare un giudizio. Qualche giocatore di qualità ce l'abbiamo, qualche giovane bravo ce l'abbiamo, se l'allenatore non fa danni. Allora, va bene che pareggia con la Virtus Verbania, Borgomanero che perde, la Grevi che vince largo, però perde Baldi, lo Stresa che batte la Juve Domo, un campionato di eccellenza che si annuncia molto molto interessante. Qual è la possibile outsider, visto che di favorite ce ne sono tante? Ti ho messo in difficoltà con questa domanda, ti aspettavi qual era la favorita? Ma, no, pensavo la facessi a lui in realtà. Dopo lo risponde anche lui in 10 secondi. L'outsider può essere qualsiasi squadra che abbia delle motivazioni. In genere l'outsider è sempre una neopromossa che nel primo anno del campionato di eccellenza fa cose importanti. Ok, l'identikit è quello dello Stresa, potreste essere voi l'outsider di questo campionato? Potremmo essere noi. Ma potrebbe come... anche essere lo Juvedomo, potrebbe giusto. Essere Alpignano è una squadra con giocatori che hanno fatto bene nella loro carriera ma che sono un po' in fondo alla loro carriera, però Alba e Tramonto . Vabbè, comunque le partite, le immagini di Juvedomo Stresa, del Baveno Virtus Verbania, di Omegna Varallo Pombi, anche le immagini della vittoria degli Orizzonti 3-1 a Livrea in questa prima puntata dell'anno di Dilettanti per Dire con Marco Mellano e Alessandro Barantani. E nel basket invece prima amichevole per la Pafoni sabato scorso contro Borgosesia.
Successo di misura nel primo test amichevole della stagione per la Paffoni, che in un palabagnella formato sauna ha sconfitto 66-62 una ottima Jessie, capace di tenere testa ai rossoverdi a lungo con il duo Gatti Paolini ed imperversare. In casa Fulgor quella di sabato doveva essere la giornata della presentazione di Pittman, programma stravolto visto che l'americana non vestirà la maglia rossoverde. È già a caccia al suo sostituto, che dovrà necessariamente essere giocatore di peso, talento e fisicità. Nel frattempo Magro può essere contento dell'applicazione dei suoi, della forma già più che accettabile di Casella, Cappelletti, Gurini e Vildera, apparsi più in pala nella test contro Borgosesia. Polveri bagnate per l'americano Moore, mentre Iannuzzi è oggettivamente ancora lontano dal giocatore ammirato per tutta la scorsa stagione. Il suo tonnellaggio implica tempi diversi per raggiungere una buona condizione. Era la partita che gli serviva dopo la prima settimana di lavoro in palestra. Ho voluto lasciare che i ragazzi giocassero questo match tecnicamente nudi, senza indicazioni, giusto per il piacere di trovarsi e di giocare a pallacanestro. L'atteggiamento complessivo è da promuovere, spiega Magro. Ci sono stati diversi errori, forse dovuti all'ansia da prestazione di qualcuno che ci teneva particolarmente a mettersi in luce davanti al nostro caloroso e numeroso pubblico. Il dato che testimonia perfettamente questa situazione sono i 10 tiri liberi consecutivi sbagliati nel primo tempo, aggiunge il coach della Paffoni, che ora ovviamente aspetta il secondo USA. Ho a disposizione un gruppo con talento che deve ovviamente lavorare, ma che sono certo saprà competere con tutti. Il nostro obiettivo è ripetere la scorsa stagione offensivamente, quando siamo stati il miglior attacco del campionato, e migliorare difensivamente. Contro Biella, sabato a Verbania, mi aspetto dei miglioramenti. Su entrambi i lati del campo la conclusione del coach toscano, che sotto sotto spera anche di avere nel più breve tempo possibile il secondo USA. Il campionato infatti parte tra poco più di un mese. E con la palla spicchi termina il telegiornale www.tuttonotizie.info per tutti gli aggiornamenti e non solo. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci alle prossime edizioni.